Perché puntualmente ti innamori della persona sbagliata? Quali sono le motivazioni alla base di queste scelte disfunzionali in amore? Due, tre, insomma, quelli che ho messo principalmente a fuoco tramite anche le storie delle persone che aiuto quotidianamente in stanze di terapia. Il primo è hai un principio salvifico, per cui sei convinto o convinta che la tua presenza nella vita dell'altro possa essere per lui o per lei un vantaggio e quindi ti concentri sul provare ad apportare questa miglioria e questo cambiamento all'interno della sua vita. È come se volessi o provassi a cambiare l'altro, come se ti ostinassi a trasformarlo, a migliorarlo, proprio perché sei convinto o convinta che la tua presenza generi per lui o per lei un valore e un miglioramento della sua condizione. Quindi, da un lato vuoi essere d'aiuto, dall'altro assumi un qualche atteggiamento educativo nei suoi confronti. Quindi, cerchi appunto di trasformarlo o di trasformarla proprio a mo' di guida. Questa cosa diventa poi potenzialmente tossica, soprattutto quando l'altro non lo chiede. Magari non lo ha neanche mai fatto e tu quindi non ti rendi conto che questo bisogno in realtà è più tuo che suo, o dall'altro lato ti dice che sì, lo vuole, ma in realtà lo sta facendo perché di nuovo si rende conto essere un tuo bisogno e questo non fa altro che lasciare te deluso o delusa da i continui scivoloni che l'altro mette in atto, da continui non miglioramenti che agisce e rende te estremamente frustrato o frustrata proprio perché vedi che il tuo lavoro è inutile, quindi continui in maniera ostinata a cercare di trasformarlo, anche se poi questa cosa puntualmente lascia solamente delusione. Il punto 2 è legato all'idea invece che tu non ti dia abbastanza credito, cioè è quello che solitamente viene nei termini più generali definito come bassa autostima, bassa valutazione di sé, cioè senti o sei convinto o convinta di non valere abbastanza e quindi scegli un partner di tipo perentorio che ti definisca, cioè un partner da un lato sicuro che possa trasmettere, o meglio, perlomeno all'inizio, questo tipo di sicurezza, ma che poi diventa sostanzialmente un despota all'interno della relazione, quasi un tiranno, poiché proprio trovando terreno fertile, diciamo, su questa tua bassa autostima e su questo tuo bisogno di farti definire dagli altri, inizia a fare assolutamente quello che vuole, incurante dei tuoi bisogni, e quindi ti trovi schiacciato o schiacciata all'interno di questa relazione in cui sarai poi portato a cercare di soddisfare i bisogni dell'altro senza però aver mai la possibilità di manifestare i tuoi, neanche nella tua testa, proprio come se mai ti legittimassi a chiederti io che cosa voglio, cioè vivi in funzione dell'altro perché sei convinta che, o convinto che tramite la relazione l'altro possa definirti. Questo ovviamente è un problema assolutamente personale, quindi va a generare una relazione per cui poi tu non sarai più felice proprio perché la relazione è strutturata in funzione dei bisogni e delle volontà dell'altro, che proprio perché tu collassi sulla definizione che l'altro dà di te ti impedisce appunto di essere felice e di avere la tua affermazione personale. Punto numero 3, sei convinto o convinta che l'amore debba essere una specie di montagna russa, debba avere una certa dose di sofferenza, quindi partire underdog, partire sfavoriti, partire, diciamo così, in una relazione che deve passare diversi punti critici, diversi nodi,
per poter finalmente sbocciare sia la strada giusta, perché sei convinto o convinta che il dolore, la sofferenza, la fatica abbiano un valore, abbiano un credito e che diventano poi un fattore, diciamo, di risonanza esponenziale dell'eventuale beneficio, amore, benessere nel momento in cui poi la relazione effettivamente prende i binari desiderati e diventa, si trasforma appunto in ciò che tu desideri, anche se questo ovviamente non è mai detto che avvenga. E quindi è come se fossi sostanzialmente attratto o attratta dalle cause perse o potenziali tali, proprio perché ti ostini anche in questo caso alla sofferenza, perché è solo tramite una certa pena che poi si può trovare effettivamente il piacere e il benessere. Attenzione che non sempre è così. Sono d'accordo che nell'amore e nella relazione ci voglia impegno, ci voglia dedizione, ci voglia sudore, talvolta anche lacrime e sangue, non lo metto in dubbio, in senso figurato, il sangue soprattutto. Però è una cosa che deve essere fatta, secondo me, non all'inizio di una relazione, bensì dopo, nel senso che se la relazione poi effettivamente è sana, è ciò che tu desideri e prende anche la strada che tu desideri, è chiaro che la vita vi metterà davanti delle sfide, vi metterà davanti delle fatiche, vi metterà davanti dei compiti o comunque dei problemi che dovranno essere affrontati. E allora lì sì, magari la fatica pagherà, ma all'inizio ostinarsi a far funzionare una relazione che sembra mancare dei presupposti crea principalmente dolore. Ora, non voglio essere generalista e quindi non voglio fare di tutta l'erba un fascio, ovviamente ci sono anche relazioni che partite così poi si sono trasformate, sono fiorite, sono diventate possibili, però attenzione che non sempre è così, soprattutto quando inanelli una serie di delusioni proprio per questo motivo, allora probabilmente sei anche tu, c'è una tua responsabilità nel cercare relazioni di questo tipo. Questi sono tre aspetti, come dicevo prima, non vuole essere una lista esaustiva, però sono tre spunti di riflessione legati proprio a ciò che ho un po' appreso, un po' imparato all'interno delle terapie, quando mi rendo conto che ci sono persone che si rivolgono a me e dicono: come mai, dottore, trovo sempre l'uomo o la donna sbagliati? Perché non riesco a essere felice all'interno della relazione? Perché ci sono dei presupposti, prima di tutto personali, che diventano ostativi appunto alla felicità di coppia. Prova ad interrogarti su questo, se ti trovi ovviamente in questa situazione, e dimmi cosa ne pensi, ma soprattutto anche completa, magari tramite i commenti, questa lista, così da renderla sempre più ricca e sempre più utile.